Le profezie della Madonna si riferiscono al tempo presente, ma anche al tempo futuro. È chiaro che in questo tempo, che fu preannunciato già nel 1820 da Caterina Emmerich, che vide appunto la coesistenza di due papi, quindi ben due secoli fa, oggi queste profezie ci risultano più chiare e l'attuale proposta della Madonna è quella di tenere sempre salda la fede nella dottrina di sempre, nelle verità del Vangelo, che lei da 2000 anni continua a riproporci, attualizzandole per quello che è il tempo nel quale viviamo. In questo periodo la Vergine ci presenta un allarme concreto, quello che riguarda l'ambito religioso è la perdita della fede, la perdita del culto eucaristico, della fede in Gesù presente veramente, vivo nell'ostia consacrata. E dal punto di vista invece più, potremmo dire, sociale, c'è il rischio di una terza guerra nucleare, il rischio di una catastrofe ambientale. Maria non viene mai a proporci qualcosa che deve creare terrore, paura, un sentimento di angoscia. Maria viene sempre a preannunciarci un possibile futuro, perché le profezie, dobbiamo capirlo con chiarezza, sono sempre condizionate, cioè la loro realizzazione dipende anche da quanto noi preghiamo. Se preghiamo, queste profezie possono essere diminuite oppure addirittura possono essere annullate. E dunque Maria non viene a metterci in allarme per farci paura, ma per preavvisarci di un rischio, come qualsiasi mamma fa con il proprio figlio. Maria è una mamma amorevole che viene a dirci: se continuate su questa strada potrete arrivare a dei rischi molto forti, ma io sono qui per aiutarvi, per tenervi per mano e per accompagnarvi verso Gesù, verso l'eternità.